sul podio della settimana l'ETF di iShares, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato turco, e l'ETF di Deutsche Bank, che investe sulle società operanti nel settore dell'energia. Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l'ETF emesso da Deutsche Bank, che investe sui titoli immobiliari europei, con reinvestimento dei dividendi, e l'ETF controllato da iShares, composto da società immobiliari quotate dei paesi europei sviluppati, Regno Unito escluso. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l'ETF emesso da iShares, che mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto dalle principali società dei paesi sviluppati, e l'ETF gestito dall'Ixor, esposto sui principali titoli azioni del settore finanziario. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l'ETF gestito da Amundi, che replica l'indice statunitense S&P 500 in euro. Forte interesse per l'ETF controllato da Deutsche Bank, che comprende azioni ad alta e media capitalizzazione distribuite tra 23 mercati sviluppati e 23 mercati emergenti. Invito all'acquisto per l'ETF emesso da iShares, che investe sui principali titoli azionari mondiali a più bassa volatilità.